Certo, puoi fare quello che vuoi. A mamma l'ho detto questo fatto, che ho anche paura della morte. Il fatto di piangere, all'inizio io mi nascondevo perché la trovavo una cosa, ecco, la carico anche di questa cosa. Invece poi delle volte lo faccio anche perché così lei si apre, capisce che io posso essere debole, lei può essere debole. Spesso, ma anche sempre, sento dire non ti abbattere, passerà tutto, è solo un periodo. Io sto sempre zitta perché sinceramente certe volte mi viene anche la rabbia, è una cosa che sento sempre, ma poi anche da una persona che viene sempre e mi ripete sempre la stessa cosa, pare mi sta prendendo per il culo, cioè... Tredici anni. Da poco, qua. Per me è stata un'emozione appena mia mamma me l'ha detto, quasi sono scoppiata a piangere perché per me non era reale sta cosa. E mi piacerebbe lanciare un messaggio a tutti quei ragazzi che stanno affrontando questo problema. Devo dire, siete forti, siete dei supereroi, queste cose così? Allora, questo è quello che tutti ci dicono se stiamo passando una cosa, però di non arrendersi mai, cioè... L'ipocrisia parte proprio dal concetto, dalla cultura che c'è dietro la malattia, cioè noi non siamo preparati alla malattia. E l'ipocrisia nasce proprio dal fatto che ti trovi la vicinanza improvvisa del mondo, no? Quasi da sentirti fortunata ad essere ammalato, perché improvvisamente chiunque si accorge che tu esisti. Quando ti si presenta una malattia, la cosa più brutta probabilmente, perché ci metti un po' a capire che cosa ha tuo figlio, è tutto quello che succede attorno. Come se tu in quel momento non volessi accettare la gravità della cosa, il mondo attorno ti dice invece che quella cosa è gravissima. Varie preoccupazioni, anche mo sto migliorando con la terapia, però ho sempre paura che potrebbe peggiorare. A mamma l'ho detto questo fatto, che ho anche paura della morte. Quando ci penso mi si frantuma un po' il cuore perché ho paura. Ti parte che tutti quanti ti dicono non devi piangere davanti a tuo figlio, poi dipende un po' dall'età. Sostanzialmente Federica è molto empatica, quindi seppure io piango mi trucco, dopo mi vede e dice mamma che è successo. Quindi puoi mentire oppure cominciare a raccontare, non sempre, perché non si può raccontare tutto, no? E anche il fatto di piangere, all'inizio io mi nascondevo perché la trovavo una cosa, ecco, la carico anche di questa cosa. Invece poi delle volte lo faccio anche perché così lei si apre, capisce che io posso essere debole, lei può essere debole. Ma sono arrivata alla settima chemio, ma ho passato almeno 4 chemio, non mangiavo. Cioè, vomitavo, nausea, dormivo tutto il giorno quasi e prendevo sempre medicine. Cioè, mi nutrivo di medicine quei 5 giorni o quei 2 giorni che facevo la terapia. È un rapporto madre-figlio, cioè qualcosa di veramente personale, dove io so che magari in certi momenti Federica ha bisogno di vedermi pure crollare, perché sennò sono... diciamo, diventa un modello che non va seguito, perché tu nella malattia ci sono i momenti alti dove stai tranquillo, ma i momenti pure bassi dove devi soffrire. Purtroppo la sofferenza, soprattutto quella mentale, dopo quella che è fisica, è dell'anima, no? Perché ti fai quella domanda maledetta del perché a me. Quante volte non dici a mamma ti fa male qualcosa per non dare dispiacere? Un po' di volte. Anche dopo le chemio e durante le chemio dolori comunque, soprattutto alla gamba, solo questa. Però so che mamma, anche se avessi un po' di tosse, un po' di mal di gola, lei non vuole vedermi soffrire, mi ha visto già soffrire tanto, quindi cerco un po' di nascondere, però quando non ce la faccio glielo dico. Quei pochi momenti che abbiamo avuto la possibilità pure di farla stare con le amiche che sono venute qua, una sensazione bellissima. Vengono di socialità e tutto il resto, lei vive quella normalità. Io piango in quei momenti, mi metto da parte perché? Perché invidi. Perché 5 mesi fa mia figlia era come loro. E io non sono mai stato uno che ha mai invidiato niente, invidi la salute degli altri.
Quando un bambino poi ti fa le domande e tu non puoi rispondere, mostrare insicurezza per un genitore è una cosa terrificante. Non dare, cioè non avere la risposta a quella domanda che ti dà un figlio: perché succede sta cosa, perché a me, perché sto soffrendo, perché devo perdere i capelli, è una cosa devastante, perché poi sembrano sciocchezze, ma il tumore ti mortifica fisicamente. E quindi devi fare tutti questi percorsi mentali che probabilmente il pianto diventa la forma più romantica.